Allora, Luca, sei pronto a costruire una prigione da 10 secondi, 10 minuti e un'ora? Chi ci dobbiamo rinchiudere? Dipende da chi ci dobbiamo rinchiudere. Beh, io considererei una persona abbastanza normale, non una prigione per hacker, non una cosa semplicissima, qualcosa di medio. Sei pronto allora? Inizia te comunque, voglio vedere cosa tiri fuori. 10 secondi, vai, inizia! 3! Ti conta la rovescia! 2! 1! Vai, 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 vai! Ok, uno, perfetto! 2! Così! 3! Ti piace? 5! Potrei... 6! Ok. Ah, non devo scavare? No, non ho la pala! Non ho la pala! No! 9! No! E 10! Fatto! Ok, una mini cella pronta. Questo per te. Questo è appena sui 10 secondi, mi sa, eh. Poi bisogna vedere il cronometro reale. Va bene, dai, insomma. Soltanto le sbarre mancavano, ma comunque se ci pensi è comunque una buona cella anche senza sbarre. Beh, voglio vedere come te la cavi tu con la tua prigione da 10 secondi. Per questa qua mi serve un po' di privacy. D'accordo. Ho delle cose un po' speciali. 3, 2, 1, via! 1... 2, 3, cosa stai facendo? 4, 5, 6, come hai fatto? Questa è la prigione da 10 secondi, non da 5/6. 5 secondi. Ma cosa stai facendo? Perché sei qua in giro con aria così sospettosa? Forse ho già messo la mia prigione. Ma dove sta la prigione, Luca? Porca miseria! È qui, in fianco a questo cespuglio. Ma come in fianco a quel cespuglio? Ah, Dio santo! Che cosa? Cosa ci diavolo? Sei caduto dritto, dritto dentro. Ma non c'era nulla sotto i miei piedi. No, anzi, c'era della terra sotto i miei piedi. È un e adesso... blocco finto, Espi. Complimenti, sei caduto anche tu. Adesso siamo rinchiusi qua dentro per sempre. Vabbè, non importa. Dai, cerchiamo di capire come uscircene e fare la prigione da 10 minuti. Ok, Luca? Allora, se ti sei procurato tutto quello che ti serve, possiamo anche iniziare con la prigione da 10 minuti. 3, oh, questa sì 2, che è interessante. 1, via! Andiamo! Vai, 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 vai. Allora, l'ho fatta abbastanza alta, penso. Come ti stanno andando le cose, Luca? Bene, bene. Hai fatto una prigione intera, te. Io mi sto concentrando di più su una cella singola. Oh, e vabbè, ma scommetto che la tua cella... Guarda che roba... Ma che cos'è questa roba? Bisogna inserire una testa, forse, una testa umana per entrare. Sì, è un pagamento in parti umane. Dai, vai, vai. D'accordo, io continuo, mi raccomando, tu non far disastri. Ah, che bella aria di libertà che si respira da questa parte. Ah, come ti vanno le cose, Luca? Sto facendo prendere bene un po' di aria alla mia prigione, anche se non è ancora completata al 100%. Le piantine. Come le piantine? Davvero? Ma che cos'è questa cosa? Ma aspetta, ma questo fossato non è difficile da saltare, Luca, scusami. Vedrai dopo cosa metto lì. D'accordo, allora nel frattempo io completo la mia prigione. Ok. Che ne dici, Luca? Pensi che queste faccine arrabbiate incutano timore nei prigionieri della mia prigione? Magari sì, ma mi sa di più che questo incute timore. Che roba sono? Ma sono tipo dei lanci laser. Dai, Luca, vieni fuori che ti mostro intanto la mia prigione. Arrivo. Vediamo, vediamo. Prego, prego. Entra pure. Questo è il salone principale della prigione. E ovviamente ci sono soltanto buio, le cose essenziali. Un po' di tavoli dove mangiare, una bella cucina in cui cucinare qualcosa. Qualche finestra poi... qua ci stava per vedere un po' l'esterno, Ma stai scherzando, le finestre? Ma sei impazzito? Più finestre ci sono, quale messe? Più probabilmente, assolutamente. Vedi, queste sono delle celle super piccole, ma con un bel po' di comfort per chi viene rinchiuso qui dentro, capisci? Visto che la tua è un po' cattiva, sono veramente curioso di capire come l'hai difesa. Un po' poco sicura con questa porta qui, però... Vabbè, cosa vuoi che sia? Ma qui ci rinchiudiamo soltanto prigionieri che non hanno le mani, Luca. Cosa pensi? Allora, vi faccio subito vedere. Allora, questo suppongo che sia assolutamente da evitare. Quindi com'è che si sorpassa questa parte, scusami? Allora, qui... quando le difese sono disattivate ti basta saltare, ma aspetta un attimo che entro dentro. Va bene, sto un po' al gioco, Luca, però dai, voglio provare... Ta-da! E cosa fanno di preciso queste cose? Tu prova a saltarci dentro. No, dai, Luca, porca... Vabbè, dai, ti ascolto un attimo, anche se so che non finirà molto bene. Ecco, infatti. Ti hanno polverizzato, hai visto? Quanto quindi sono dei raggi laser della morte. Sono insuperabili. Li devo disattivare per forza da qua sopra. C'è la mia stanza di controllo. E se tipo tu... Ah! Oddio santo! Cos'è che mi ha ucciso questa volta? Sono le recinzioni, Espi.
Mi stai attento. Ah, scusami. Ah, ah no, aspetta. Prima di attivare quei cosi. Porca miseria. Un attimo. Ah, io non capisco. Sei lì. Dammi un attimo. Allora, sei lì, ok, che ti aiuto. Cosa hai fatto? Hai aperto un cancelletto? Com'è che l'hai fatto? Guarda, vedi questo blocco qui sotto? Ah, ahia. Sì, lo vedo. Guarda questo blocco qui davanti. Uno scansionatore della retina. Uno scanner. Ah, d'accordo. Va bene, va bene. Intanto aprimi qua, che basta, sennò mi frigo tutto quanto. Perfetto. E apre solo se sono io. Oh, beh, devo dire che insomma, tutto sommato, anche la tua cella non è male. Però questa sveglia rotta mi sa che la devi cambiare. Niente finestre, è sempre... perché è di massima sicurezza. Certo che è ferma, guarda un po'. Va bene, non importa. È una bella cella sicura da 10 minuti. Ma ora passiamo alla prigione da un'ora, Luca. Mettiamoci al lavoro e fammi uscire, per favore, che esci, mi hai chiuso dentro. Esci pure se riesci. Dai, per favore. Ok, gli ultimi secchi. Dai, su, abbiamo un sacco di cose a fare. Salta, materiali. Luca, salta. Arrivo, non voglio morire. Perfetto, perché quello che dovevi fare prima? Dai, iniziamo, abbiamo un sacco di cose da fare. Ecco qua, tutti gli stack di pietra che ho preparato. Perfetto, allora mettiamoci al lavoro. Guarda che qui in un'ora non facciamo in tempo a finire. Se ci mettiamo così tanto tempo. Dai, dai, su, su, su. Grande sì, dobbiamo farla abbastanza semplice. Decisamente. I am the one that is stand only the gun to get respect up on the street. Ed ecco qua. Fatto quello che dovevamo fare. Allora, il pavimento ha la priorità. E ora mettiamoci al lavoro per le mura. Com'è che le facciamo le mura? Sono un po' incerto. Beh, è semplice, Espi. Una prigione non è molto difficile. L'importante è che sia ben difesa. D'accordo, tu mi devi dare un sacco di altre cose a posizionare perché l'ho finite. Ok, un'altra. Aia, porca miseria. Ma perché Hai mi hai dato il compito di mettere il filo spinato a finale? Ma lo sto facendo anch'io, cosa vuoi da me? Ah, dannazione. Ma scusami, è stato molto più divertente costruire le mura. Dai che io qua ho praticamente finito. E invece finito. Mi da... Ah, porca miseria, mi dai sempre questi compiti ingrati. Hai fatto? Ce l'abbiamo fatta. Aspetta, riesco a saltare fino all'angolo lì. Dobbiamo iniziare a costruire la prigione vera e propria adesso. Ce la fai, guarda che ce tempo la fai. Sto scarseggiando. Ah, di pochissimo, non ci credo. Ok, iniziamo. Diamoci una mossa, che sennò qua non finiamo più. Ma cos'è questo? Per rinfrescarci durante la costruzione? Era un prototipo di Dai, doccia. Per favore. Deve essere più alta. Dammi un po' di materiali che dobbiamo... Abbiamo un sacco da fare. Dammi i materiali, su. Ah, tieni. Qui faremo i bagni, mi sa. In bagno. Ogni giorno così. Quando ascolto la lezione, voglio solo In bagno. Ma scusa, Luca, spiegami! Perché diavolo non facciamo un tetto prima di decorare la mensa? Che si bagnano tutte le sedie e tutti i tavoli! Ma è ovvio, Espi, tanto non piove! E poi possiamo andare da una stanza all'altra così, senza dover superare tutte le misure di sicurezza! Va bene, hai ragione, poi si può anche vedere Io meglio dall'alto, tutto sommato! Ho fatto le celle, hai visto? Okay. Hai visto come sono venute bene le celle? Oh, fammi vedere! Che spettacolo! Aspetta, fammi questa fare è un saltino! Ah, dannazione, non ce l'ho fatta! Persone. Guarda che roba! I letti a castello! Guarda qua, vieni! Vediamo cosa ho abbiamo fatto anche qui. Quella comune per i prigionieri appena arrivati. Ma aspetta, ma questi sono tipo delle panchine, ma come significa? Vabbè, è quella comune, cioè appena arrivano i prigionieri, io pensavo no? che fosse un parco. Qui. Ma scusa, io pensavo che fosse un parco comunale dove c'erano i piccioni e si poteva dare da mangiare. Ma sei tu un parco, disgraziato? Io non sono un parco. I bagni? Ma le docce! Io non te le ho mostrate, sono questa è la parte migliore. Guarda che roba! Guarda quanti bagni ho messo! E funzionano pure! Io ho messo le docce. Beh, devo dare che mi hai dato un'ottima idea con la tua doccia. Ah, l'ho messo solo da un lato! Mannaggia, mi vedi che mi hai fatto dimenticare. Vabbè, scusami. Ma qui invece, guarda cosa c'è. C'è il bagno con degli specchi veramente funzionanti. Sì, ma Luca, veramente dobbiamo iniziare a fare il tetto lì? Qua, perché è uno scandalo. Oh, c'è un mostro bruttissimo. Ma smettila, quello sei tu, Luca, andiamo. Ora, mi raccomando, mettiamoci d'impegno per fare un bel tetto e proteggere tutto. E poi finiamo di arredare il resto. Assolutamente, hai ragione. Ma porca miseria, ma non è possibile. Ma carote, e mele... E a 3000. Che stai facendo, Espi? Cosa? Come sta facendo? Ma porca miseria, ti sei dimenticato di mettere i biscotti nella cucina? Ma guarda un po'. Ma biscotti, Espi, che siamo a 55 minuti su 60. Come mancano 55 minuti? No. Tu facevi l'inventario della cucina? Vabbè, scusami, è che la cucina, sai, insomma... Vieni a vedere, guarda cosa ho D'accordo. Fatto. D'accordo! Dai, dobbiamo sbrigarci, tanto ormai mancano soltanto le torri in Dammi alto. La tua approvazione e poi che devo fare
il tetto qui e le torri. D'accordo, allora non mi dispiace questo salottino, in effetti, tutto sommato. E questo è cos'è? Tipo l'ingresso. È l'ingresso. D'accordo, ma ora mancano le torri, Luca. Dai, mettiamoci al lavoro. Io salgo da di qua. Dobbiamo creare le torri più alte e minacciose di sempre. Dai. Aia, che male. Ma con questa fretta ne metto alcuni che sono storti, porca miseria. Ma sei sicuro che non siamo andati fuori dall'ora? Perché sai, abbiamo fatto delle torri troppo grandi. Meno male che avevo già messo un po' di filo spinato sul tetto, però, se no non finivano più. Piano. Ok, l'ultimo. L'ho fatto, Luca. Hai finito anche tu? Finito. Quanto? Non lo so se abbiamo sforato di un paio di minuti. Spero, non lo so. Ok, dai, concludiamo questa prigione. La dichiariamo che... Oh, porca miseria. Aspetta, secondo te riesco a saltare oltre? No, Espi. Sì, ce l'ha fatta. Sei un pazzo. E la possiamo anche dichiarare conclusa questa prigione. Aspetta che la voglio vedere un po' dall'alto. Guarda che colosso, Espi, è bellissimo. È spettacolare. Un'ora e facciamo, che ne so, 10 minuti, direi. Perché, insomma, ci abbiamo messo un po' per fare le torri. Un'ora e qualcosa in più. Solo per le torri. Una prigione fatta come si deve. Però, a questo punto, direi, piuttosto che elogiarci da soli, facciamo scegliere ai nostri cari spettatori quale prigione ho preferito oggi. Se quella da 10 secondi, mia o di Luca, quella da 10 minuti, oppure questa da un'ora. Ditecelo in tantissimi. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao. Ciao!